che sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l'espressione «io resto a casa». Non ci sarà più una zona rossa, non ci sarà più la zona 1 e la zona 2 della penisola. Ci sarà l'Italia, un'Italia zona protetta. Saranno quindi da evitare su tutto il territorio della penisola gli spostamenti, a meno che non siano motivati da tre specifiche circostanze: comprovate ragioni di lavoro, da casi di necessità o anche per motivi di salute. Aggiungiamo in questo provvedimento anche un divieto degli assembramenti all'aperto in locali aperti al pubblico. Non ci possiamo permettere più queste occasioni di aggregazioni che diventano occasioni di contagio. Credetemi, non è facile. Sono pienamente consapevole della responsabilità e anche della gravità. Dovete andare a casa, fate quello che dovete fare. Pena la denuncia penale. Avete preso il caso, adesso state seduto sulla panchina, dovete andare a casa. No. Dal 9 marzo 2020 il governo Conte ha messo in quarantena l'Italia intera, in base a dei numeri che non solo non sono minimamente paragonabili a quelli di una pandemia, ma nemmeno a quelli della precedente influenza suina del 2009. Cosa si intende per pandemia? Se lo dice l'OMS, ci crediamo e ci spaventiamo, no? Tom Jefferson è un medico epidemiologo che lavora per la Cochrane Collaboration, un gruppo di ricerca indipendente. L'abbiamo intervistato nell'estate 2009, in piena pandemia. Jefferson ci aveva sorpreso con una risposta strana a una domanda banale. Cos'è una pandemia? Sinceramente non lo so, perché secondo l'OMS non vale più la definizione classica di pandemia. Nel concetto di pandemia c'è sempre stata l'apparizione di un nuovo virus contro il quale la popolazione non aveva difese immunitarie, un virus che avrebbe provocato un grande numero di malati gravi e di morti. Nella nuova definizione non ci sono più morti e malati. Non capisco che differenza ci sia adesso, secondo l'OMS, fra un'influenza pandemica e una stagionale. Cosa accade quando l'OMS dichiara la pandemia? Quando l'OMS dichiara il livello 6, inizia la pandemia ed entrano in essere gli accordi per le forniture dello speciale vaccino pandemico. Nei contratti fatti con l'industria per la fornitura di un vaccino pandemico era previsto che gli accordi sarebbero entrati nel vivo quando l'OMS avesse proclamato una pandemia. L'OMS doveva solo premere un bottone. Grazie al cambiamento della definizione, una volgare influenza è stata presentata come una pandemia e sono cominciati gli affari. Grazie alla pandemia, Novartis ha guadagnato 1 miliardo di franchi, GlaxoSmithKline 1 miliardo e 700 milioni di franchi, Roche con il suo Tamiflu oltre 3 miliardi di franchi. Viste le gravi accuse mosse all'OMS riguardo all'influenza suina del 2009, dichiarata come pandemia solo per favorire le case farmaceutiche, come possiamo, oggi, che ci ritroviamo nella stessa identica situazione di dichiarazione di pandemia da coronavirus Covid-19, dare ancora fiducia ad un'organizzazione già in passato macchiatasi di conflitto di interessi? Per i media mainstream, tutte le morti di questi giorni sono da attribuire al coronavirus. Ma una cosa è morire per il coronavirus e un'altra è morire con il coronavirus.
Alla conferenza stampa del 16 marzo 2020, Silvio Brusaferro, direttore dell'Istituto Superiore di Sanità, ha fatto un po' di chiarezza sulla questione. I dati che noi oggi abbiamo sono che i pazienti deceduti positivi hanno una media di oltre 80 anni, 80.3. La maggioranza di queste persone è portatrice di più patologie croniche, soltanto due persone non sono risultate al momento portatrici di patologie, ma sono cartelle cliniche che dobbiamo ancora ricevere ed analizzare in dettaglio. Lo scorso febbraio 2020 il Ministero della Salute consigliava a chi si recava in Cina di vaccinarsi contro l'influenza stagionale. Ma il mese successivo, a marzo 2020, lo stesso Ministero della Salute ammetteva che il vaccino antinfluenzale non protegge dal Covid-19. A dire la verità, il vaccino antinfluenzale non protegge nemmeno dall'influenza stagionale 2020, poiché i ceppi di influenza che circolavano nel 2019, quando è stato prodotto il vaccino, potrebbero non essere gli stessi circolanti oggi, nel 2020. Ma c'è di peggio. Uno studio scientifico pubblicato il 10 gennaio 2020 è giunto alla conclusione che il vaccino antinfluenzale può aumentare la probabilità di contrarre un virus respiratorio. L'interferenza del virus derivato dal vaccino era significativamente associata al coronavirus e al metapneumovirus umano. Alla luce di tutto questo, diventa forte il sospetto che molte delle vittime di coronavirus, che sono anziani con un'età media di 80 anni circa, abbiano fatto il vaccino contro l'influenza e siano state per questo colpite in maniera più grave. Allora, facciamo una cosa, mi dicono che Anna è pronta al telefono. Anna ci chiama da Vigevano. Ben trovata, Anna. Buongiorno, mi sentite? Sì, la sentiamo benissimo. Ok. Allora, io ho 79 anni, ho fatto la vaccinazione antinfluenzale all'inizio di novembre e l'immunococco perché sono asmatica. Nelle prime due settimane di gennaio ho fatto un'influenza abbastanza impegnativa con quasi bronchite. Mi è stato detto che non era influenza in quanto vaccinata. Mi è stato detto che era un altro virus. Ora mi domando, ma a parte l'influenza che non poteva essere, così mi ha detto il mio medico, poteva essere già il coronavirus che viaggiava e magari potrei aver fatto quello in forma non tanto grave? E mentre gli italiani cantano dai balconi in un chiaro delirio da sindrome di Stoccolma, Paolo Gentiloni, commissario Unione Europea agli Affari Economici, comincia ad invocare lo spettro del famigerato MES per aiutare l'Italia e gli altri paesi europei. Una crisi che investe l'Europa nella sua globalità, di fronte alla quale è stato invocato il ricorso al Fondo Salva Stati. Il Fondo Salva Stati può dare un contributo non a questo o a quel paese, ma all'insieme dell'Unione Europea per affrontare questa crisi. È una delle possibilità. Seguito a ruota dal Premier Giuseppe Conte, che in data 20 marzo 2020 ha chiesto espressamente l'intervento del MES. Il meccanismo europeo di stabilità. Sentiamo Ilaria Capitani. La politica monetaria da sola non basta per far fronte ad uno shock globale senza precedenti. Bene lo scudo della BCE da 750 milioni, dice il Premier Conte, ma l'Europa chiede di usare tutta la potenza di fuoco del Fondo Salva Stati da 500 miliardi da distribuire a tutti i paesi dell'Unione. Nei momenti di crisi più acuta, progressi più sensibili. Rientro dell'emergenza della crisi, affievolimento della volontà di cooperare. E qui naturalmente io ho una distorsione che riguarda l'Europa ed è una distorsione positiva che riguarda l'Europa. Anche l'Europa, non dobbiamo sorprenderci che l'Europa abbia bisogno di crisi e di gravi crisi per fare passi avanti. I passi avanti dell'Europa sono per definizione cessioni di parti delle sovranità nazionali a un livello comunitario. Se volete sapere come se la passano i paesi aiutati dal MES, vi basta guardare la Grecia, o perlomeno quello che ne è rimasto.
dopo anni di austerità selvaggia e ristrutturazione coatta del debito. Per salvare il Monte dei Paschi di Siena, Paolo Gentiloni, quello che adesso invoca il MES, aveva messo a disposizione 20 miliardi presi a debito. E oggi, per salvare l'Italia intera, vengono stanziati solo 25 miliardi? Quando la Germania, per salvare la propria economia, ne mette a disposizione ben 550. Quando sarà finita l'emergenza sanitaria, dovremmo fare i conti con l'emergenza finanziaria, visto che la chiusura forzata di piccole e medie imprese porterà il Paese in una pesante recessione. E allora chi ci salverà? Il MES? Ma tutto questo agli italiani non interessa, impegnati come sono tra flash mob improvvisati, riti collettivi e siparietti comici in rigoroso stato di segregazione casalinga da condividere sui social network.